siamo, terza tappa del Tour of the Alps ormai al via, siamo con Domenico Pozzovivo. Dome, come stai? Ma diciamo che alla luce dell'intervento che ho avuto un mese fa sto meglio, non ho ancora il passo migliore, ieri si è visto, me l'aspettavo anche perché comunque ho dovuto circolare parecchio già per arrivare in queste condizioni, però nell'ultimo periodo ho notato che sono in crescita, spero di continuare a fare qualche step per il giro per essere poi arrivare migliore. Ci puoi un attimo spiegare a chi è rimasto un po' indietro, visto che ci sono avuto diverse vicissitudini, quindi anche diversi interventi nel mio periodo, l'ultimo mese, ti sei sottoposto, cosa esattamente? Sì, io vabbè, dopo il giro avevo fatto l'intervento per rimuovere le placche, anche per l'infezione che avevo trovato al gomito. Il 18 marzo, dopo la Tirreno, ho dovuto fare un intervento nella pulmonare perché non ho ancora recuperato la sensibilità alla parte esterna della mano e alle due dita. L'intervento sembrava un po' più leggero, invece ho dovuto intervenire un po' più pesantemente, quindi in anestesia generale, perché il nervo era molto danneggiato. Quindi le conseguenze sono state un po' maggiori di quello che mi aspettavo, però rinviarlo dopo il giro sarebbe stato rischio per tutto Questo ti ha creato un po' di difficoltà anche a livello di condizioni, di allenamenti, sei stato in Spagna, sappiamo insomma un po' il percorso che hai fatto, poi hai sfruttato la Tirreno come Sì, mi ha comportato montagna. comunque un periodo di stop breve di qualche giorno, però dopo sono dovuto ripartire da zero perché dopo un intervento in generale non stai benissimo. Purtroppo ho ripreso anche un po' di peso, quindi ho dovuto lavorare sul versante un po' cercare la condizione, ma anche cercare di perdere un po' di peso. Al momento quindi vivi insomma un po' la giornata anche in questo Tour of the Alps proprio per cercare di mettere il Giro d'Italia come obiettivo, come andrai, con quali ambizioni Sì, adesso sto cercando soprattutto di confrontarmi con le mie sensazioni con gli altri. Domenica sarò anche alle 10, quindi farò un grosso blocco di lavoro. Però al giro diciamo la speranza di essere un po' anche sui livelli che mi competono, spero ancora di poterci arrivare. Sarai alla Liegi domenica e poi ovviamente ancora un Sì, farò un ultimo training, insomma. piccolo ritiro in altura ancora sull'Etna, come faccio di solito prima del giro, poi. E poi Giro d'Italia. In bocca al lupo Domenico, Sempre grazie di lupo, tutto. grazie.